Appassionati del wrestling italiano veramente autentico, io sono Stefano De Vois Gabrielli, vi do il benvenuto qui, dove la passione per il wrestling è viva. Stiamo rivedendo le fasi salienti del match che ha portato Mary Cooper a riconquistare il titolo femminile della Viva. Lo sappiamo, lei era campionessa, lo ha perso durante lo show televisivo Tu sì che vales, proprio per darlo a Miss Monica, la quale insomma ha sfruttato quelle che potevano essere le potenzialità di un match a tre ed è riuscita in qualche modo a vincere la cintura. Ma Mary Cooper ha dovuto attendere un po' fino a quando non è riuscita a mettere le mani sul titolo nuovamente, e oggi vediamo essere pronta per la sua prima difesa titolata contro Kia, un atleta che ha fatto un sacco di storia all'interno del mondo del wrestling italiano, ha lavorato tantissimo contro tutte le ragazze e insieme a tutte le ragazze che fanno parte del parterre del wrestling italiano femminile, insomma una donna di grandissima esperienza, molto molto caparbia, in grado di mettercela sempre tutta, di dare il massimo per quelle che sono le sfide che le vengono proposte, in questo caso una sfida titolata. Insomma, Kia sarà pronta senza dubbio a dare una grande battaglia a Mary Cooper e vediamo se sarà anche in grado di portarle via il titolo. Sappiamo che dopo tanta attesa, come può essere stata quella di Mary Cooper, e finalmente dopo aver messo le mani su un titolo aspettato per 500 giorni, beh, diciamo che potrebbe anche cadere qualcosina e magari essere un pochino meno concentrata di quello che dovrebbe. Magari Kia potrebbe trovare lo spiraglio e andare a prendersi questa cintura. La vediamo intanto sul ring che si sta preparando mentre attende la sua avversaria con grande trepidazione. Ma a proposito di avversaria, eccola qui la campionessa italiana di wrestling, Mary Cooper, la rocker del wrestling italiano, che arriva bella, prepotente, informissima, pronta per dare battaglie, per decidere quale sarà il suo futuro, se un futuro da campionessa della Viva Wrestling oppure se un futuro da eterna inseguitrice. Vedremo quello che riuscirà a fare, perché siamo sicuri che le botte ci saranno, siamo sicuri che sarà un incontro molto molto combattuto. Sono curioso di vedere come andrà questa sfida, sono curioso di vedere quale sarà anche il responso del pubblico, che mi sembra molto caldo per iniziare insomma le danze di questo show. Ed è molto interessante vedere come Mary mette la cintura lì davanti alla sua avversaria e dice: vieni a prendertela se sei capace. Kia sicuramente si farà ingolosire da quell'oro che vede tenuto al momento nelle mani da Mary Cooper, e vedremo come andrà questa battaglia. Sono davvero le ultime fasi quelle in cui cercare di capire come andranno le cose, ma ascoltiamo il nostro annuncio ufficiale da parte di Chiara. La sfidante da Verona, con un'altezza di 170 centimetri per un peso di 60 kg, la ragazza in grado di mettere tutti in riga, lei è Kia! La campionessa da Bergamo, con un'altezza di 160 centimetri e un peso di 65 kg, la rocker del wrestling italiano, la ragazza su cui potete davvero contare, Mary Cooper! La sfida è ufficiale a questo punto, sarà Mary Cooper contro Kia. Vediamo anche l'arbitro che porta il titolo e lo mostra al pubblico, annunciando che questo è un match valevole per la cintura, per diventare la nuova o per mantenersi campionessa italiana di wrestling. Vediamo quello che succederà. A questo punto non c'è più curiosità da attendere, c'è semplicemente da guardare, godersi lo spettacolo, e vediamo che appunto le due sono pronte a dare grande spettacolo, vogliono anche il pubblico, un pubblico che insomma numeroso si è presentato per vedere questa sfida e tutte le altre sfide. La Viva Wrestling fa tantissimi show dal vivo, venite a vederli, sono molto interessanti, e ovviamente da quegli show traiamo anche il materiale per le puntate che state guardando. Ma ora tuffiamoci nel match, perché c'è Mary Cooper pronta a lanciarsi in una prima offensiva, accompagna le corde e poi lascia Kia lì a pensare: vedi, io sono forte, tu come vuoi contrattaccare? Kia però è molto molto concentrata ed è pronta ad affrontare nuovamente una prova di forza. Vediamo se questa volta, esatto, è proprio lei a portare Mary Cooper alle corde e dire: guarda, ci hai provato tu,
ma ci sono riuscita pure io. Chi è davvero pronta? E a questo punto vediamo una Mary Cooper che insomma chiede un altro tipo di prova di forza. Vediamo se le due riusciranno a iniziare a capire chi delle due può avere un vantaggio fisico. Sono molto pari in questo momento, lo vedete, una fase quasi di stallo in cui si buttano veramente con tutta la loro forza una contro l'altra, ma non riescono a spostarsi vicendevolmente. Se questo scontro deve essere fisico, preparatevi perché sarà uno scontro molto pari. Se ne sono accorte, gesto d'intesa, e ora vogliono probabilmente provare qualche altra offensiva. Infatti ecco qua, Mary Cooper prova con questo lariat che però non va a segno, invece Kia la prende in questa side headlock cercando un pochino di disturbare, no? Il sangue che va verso la testa di Mary Cooper, che però contrattacca e lancia a terra la sua avversaria, che colpisce proprio con il volto il tappeto e poi riesce però a contrattaccare con questa serie di forearm e porta all'angolo ancora la sua avversaria. Va con questa avalanche molto molto interessante, seconda consecutiva andata a segno, fa sentire il peso del suo corpo contro Mary Cooper per una terza volta consecutiva e si lancia in una bulldog molto ben eseguita con Mary Cooper che ha schiantato il volto al suolo. Uno soltanto, conto di uno, attenzione. Mary Cooper ha alzato subito la spalla e dice no, troppo presto. Kia comincia a volere ancora di più il consenso del pubblico, vuole sentire il pubblico dalla sua parte. Vediamo Mary però che reagisce, anche lei va con questi colpi di forearm al petto e anche lei va con una valanga, attenzione, perché la prima è andata a segno, poi scalcia, manda a terra l'avversario e poi boom, hip attack, va a colpire con un'ancata il volto di Kia e ora una senton molto violenta sulla schiena di Kia che rimane a terra. Attenzione, l'arbitro va a contare 1, 2, no, solo conto di 2. Chi ancora resiste dice ok, mi hai colpito, accetto, ma non è abbastanza, se vuoi buttarmi giù devi fare qualcosina in più. Infatti Mary Cooper riprova subito a prendere in mano la situazione, un altro forearm, ora va alle corde, vediamo cosa decide di fare. Attenzione perché potrebbe cercare una bulldog, invece no, viene schiantata a terra da Kia. Molto interessante questa counter che ha portato Kia in una posizione di vantaggio semplicemente sbattendo il corpo di Mary Cooper a terra. 1, 2, non basta però. Il volto a terra di Mary Cooper non è stato sufficiente, non basta questo colpo. Kia infatti riporta la ragazza sua avversaria sul centro del quadrato e ora prova ad andare, double leg sandal sulla faccia. Attenzione ora con questa face buster al ginocchio, pronta anche per un suplex, vediamo se riesce a connetterlo. Attenzione, Kia si lancia in questo suplex molto molto ben eseguito, la schiena di Mary Cooper a terra, ora vediamo se anche le spalle ci restano. 1, 2, conto di 2 ancora una volta, ci prova Kia ma non riesce e comincia anche a vedersi un minimo di frustrazione sul volto mentre l'arbitro dice non posso fare nulla, il conteggio è questo e se lei alza il braccio non posso fermare la contesa. Vediamo ancora una volta Kia che alza la sua avversaria pronta per una nuova mossa, la carica sulle spalle, ma attenzione perché Mary Cooper sembra voler reagire e infatti riesce a scendere da questa posizione scomoda e va con questo colpo molto ben accompagnato al petto dell'avversaria e un altro colpo devastante, un altro forearm sul petto, vediamo se connette ancora, assolutamente sì, una crossbody molto interessante, vediamo cosa ha in mente di fare in questo caso, un lariat basso, ora chi è a terra, l'arbitro va a contare 1, 2 e solo conto di 2, incredibile, Kia rimane ancora nel match e qua la frustrazione ora la vediamo sul volto di Mary Cooper, la quale dice ok non basta, mi inventerò ancora qualcosa ma devo farlo alla svelta perché altrimenti rischio anche di stancarmi. Sappiamo che è molto molto complicato quando si fa un match, quando si cerca di arrivare in una certa posizione. Vediamo infatti Kia che è riuscita a liberarsi ed è andata con questa chop, un'altra chop di risposta. Qui a colpi di chop stanno andando avanti, vediamo Mary Cooper e Kia, un colpo dopo l'altro, il pubblico non sa bene per chi tifare, doppia chop da parte di Mary Cooper che però viene buttata fuori, attenzione, arm drag nei confronti di Kia che ora è disorientata, Mary Cooper parte, spear violentissima, la mossa finale di Mary Cooper, 1, 2 e 3, ancora una volta Mary Cooper vince e questa volta mantiene la cintura, questa volta la sua prima difesa
difesa titolata, riesce a mantenersi campionessa italiana di wrestling. Molto ben eseguita questa spear, perfettamente a segno, riesce Mary Cooper in questo modo, con questa mossa, mentre l'avversaria era un minimo disorientata per aver subito questo arm drag abbastanza inaspettato. Bene, colpita, andata a segno e affondata Kia. Rivediamo anche le fasi salienti del match, vediamo la veemenza con cui le due ragazze hanno affrontato questo incontro, molto leale devo dire, non c'è stata né una scorrettezza né qualcosa che ci abbia fatto pensare che le due si siano mancate in qualche modo di rispetto, e questa è una cosa molto positiva, molto interessante, perché sappiamo ovviamente quanto quella cintura può a volte far scivolare da un punto di vista comportamentale le persone. Invece le abbiamo viste lottare in modo molto fluido, molto genuino, e infatti si guardano, ma non c'è quell'astio, anzi Mary Cooper dà la mano a Kia, l'aiuta a rialzarsi, un bel gesto da parte della campionessa, ma vediamo anche da parte di Kia c'è quello sguardo, anche un abbraccio, giustamente per dire guarda sei stata veramente una buona avversaria, sei stata più forte e accetto questa sconfitta. Molto molto bello questo gesto, è un po' quello che ci ricorda come dovrebbe essere il wrestling, cioè delle persone che vanno e con lealtà riescono a portare a casa risultati o ad accettare in qualche modo ciò che non va magari esattamente come avevano pianificato. Sappiamo che tante volte non è così, sappiamo che tante volte i lottatori non accettano e tante volte cercano delle scorciatoie. In fondo è sempre una battaglia per cercare di prevaricare, per diventare i più forti, per far vedere agli altri di essere i più forti. Quindi insomma l'animo umano lo conosciamo, ma ora attendiamo chi fa di queste cose insomma un araldo, cioè i Wild Boys, che stanno per arrivare qui sui nostri schermi. Li vediamo in questo recap del match in cui hanno vinto i titoli, un match che hanno fatto contro i Rebel Souls qualche settimana fa. Vediamo appunto i Wild che hanno in tutti i modi cercato di sconfiggere i loro avversari, e quando erano nel momento di maggiore difficoltà sono stati aiutati dall'onorevole Malacarne, che ha portato uno stuolo di persone, che ha portato fuori Kronos dalla sfida, e quando è rimasto solo Enter Trainer con i due Wild Boys, beh, quello che è successo è palese ed è davanti agli occhi di tutti. I Wild Boys sono riusciti a vincere, ovviamente 2 contro 1 non era così difficile, ancora una volta hanno cercato di dare quella spinta in più senza badare molto ai frizzi e ai lazzi, sono andati sul concreto. Ma eccoli, li vediamo entrare, i Wild Boys, addirittura festeggianti con queste sparkles che vanno e ci ricordano insomma che loro sono i campioni e che hanno voglia, veramente voglia, di dimostrare di essere i più forti, dimostrare di essere quelli che in qualche modo stanno con le cinture. Vediamo anche questo gesto, che è un gesto di insomma non rispetto nei confronti del pubblico, ma di un grande ricordo per la scomparsa purtroppo di un grande lottatore che, quando aveva la gimmick di Razor Ramon, aveva questo gesto di lanciare lo stuzzicadenti. E quindi niente, Scott Hall ricordato in questo momento dai Wild Boys, che seppure non brillano per diciamo onestà all'interno del ring, sicuramente hanno buon ricordo di quello che è stata la storia del wrestling e i grandi interpreti di questa disciplina. Ma ora concentriamoci su quello che sarà ovviamente la loro sfida, perché vogliono lanciare una sfida aperta, un open challenge, e quindi chiunque nel backstage deciderà di affrontare loro e arriverà per primo, beh, avrà una shot titolata di queste bellissime nuove cinture che sono arrivate in Viva Wrestling. Ma ascoltiamo le parole dei Wild Boys. Taglia questa musica! Cortile in ginocchio davanti alle leggende del wrestling italiano, The Wild! Delle nuove cinture di coppia, perché solo una coppia leggendaria può portare con onore questi allori. E in onore delle nuove cinture abbiamo deciso di fare una open challenge, di accogliere qualunque sfidante
ma nessuno è così pazzo da sfidare i White Boys per fucking Legends! Attenzione, attenzione! Se pensate che nessuno sia abbastanza pazzo per affrontare i Wild Boys, beh, direttamente dal manicomio criminale di Piacenza vediamo arrivare Jacob, dietro le sue spalle suo figlio Merak. Loro sono la Psycho Rhapsody, la famiglia più pazza del wrestling italiano. Li vediamo entrare sul ring senza paura, sono pronti per affrontare i Wild Boys, sono pronti per dare anche loro un segno di tributo a Scott Hall e ovviamente sono pronti per fare quella che è la sfida per loro più importante, andare a prendere i titoli della Viva Wrestling. Sono titoli nuovi, li abbiamo visti, sono ancora più scintillanti, sono ancora più preziosi e in questo momento sicuramente tutti vorrebbero poter portare quelle cinture, tutte le coppie della federazione vorrebbero poter avere insomma accesso a un match come questo. I Wild hanno fatto la loro scelta, hanno deciso di mettere in palio davanti a praticamente chiunque le loro cinture ed ecco arrivare la Psycho Rhapsody che ora ha anche qualcosa da fare con il nostro arbitro che lo sappiamo viene sempre visto dai Wild Boys come un oggetto interessante da ring e vediamo che l'arbitro viene definitivamente vestito anche dagli occhiali di Mera che ora è veramente al completo. Il nostro arbitro chissà se arbitrerà in questo modo oppure se comincerà la sfida togliendosi i cappelli e occhiali. Ma ora vediamo perché la Psycho Rhapsody ha deciso di entrare dentro questo ring, di entrare in questo match e di cercare di vincere il titolo. E ora vedremo se effettivamente il match si farà oppure no. Il pubblico pare che sia molto 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 deciso a supportare la Psycho Rhapsody. Vedremo se effettivamente queste cose arriveranno fino alla fine di questo match, perché sappiamo poi il pubblico potrebbe anche decidere di non stare più dalla parte di un lottatore, ma la Psycho Rhapsody col pubblico ci sa fare e come. Vediamo, magari il pubblico sarà quell'aiuto in più, quel qualcosa in più per questa coppia che insomma proverà, credo per la primissima volta ad andare a vincere le cinture contro un team così importante, così forte e soprattutto un team così leggendario che ha iniziato quello che di fatto è il wrestling in Italia più di 20 anni fa e che ancora oggi si ritrova sulla cresta dell'onda come campione di coppia della Viva Wrestling. Ora vediamo che l'arbitro alzando le cinture ufficializza il match, è il momento di lottare per i titoli di coppia della Viva Wrestling e ora vediamo quello che riusciranno a fare in questo scontro Psycho Rhapsody e Wild Boys. Iniziano la contesa Pac da una parte e Jacob dall'altra. Vediamo i due sappiamo essersi affrontati anche in altre circostanze, quindi si conoscono e sanno quello che devono fare per affrontarsi bene. La vera scheggia impazzita qui è Tsunami, che ritorna al ring dopo qualche anno lontano, e un Merak che invece dalla sua parte ha quella gioventù che magari non gli ha ancora fatto lottare alcuni match, che probabilmente insomma dovrà cercare di sfruttare quanto più possibile l'entusiasmo più che l'esperienza in un match di questo tipo. Ma vediamo subito che è stato preso al braccio Pac, ma riesce a reversare la mossa e ora è Jacob in difficoltà, preso dal suo avversario. Vediamo come cercherà di liberarsi. In questo momento una fase abbastanza tecnica del match dove si arriva addirittura a questa headlock e anche uno schiaffeggiamento di pelata da parte di Pac nei confronti di Jacob. Ora vediamo i due che si scontrano, ma spalla contro spalla, il muro di muscoli di Jacob ha buttato a terra un Pac che forse non si aspettava di incontrare un muro lì contro. Ma attenzione, perché dandosi questo gesto di intesa, i due della Psycho Rhapsody hanno fatto questo tag. E ora è il momento di Merak di entrare sul ring e vediamo se affronterà Pac. A quanto pare però Tsunami sta chiedendo la possibilità di affrontare il giovanotto. Quello che vi dicevo si sta un pochino concretizzando.
l'uomo con esperienza che è tornato al ring contro il giovanotto che invece deve imparare ancora e che sta facendo grandi passi nel wrestling italiano. Davvero un talento straordinario quello di Merak, che abbiamo occasione qua di vedere in coppia con suo padre Jacob e che possiamo goderci in tutto questo momento di grande crescita, di grande sviluppo da parte del suo modo di stare sul ring e della sua tecnica. Davvero interessante, un prospetto di grandissimo futuro. Vediamo infatti che non riesce in nessun modo Tsunami a prenderlo, mentre al primo tentativo con un dropkick è proprio Merak a buttare a terra il suo avversario. Ma ora vediamo, perché se si va come una prova di forza probabilmente Tsunami è un po' troppo forte per Merak, che infatti raccoglie il suo avversario e va con una sidewalk slam. Buttato a terra e comincia il calvario per Merak, che sta imparando sicuramente sulla sua pelle quanto è duro lottare contro Tsunami, che è veramente una montagna umana ed è veramente molto molto forte anche fisicamente. Nessuno vorrebbe essere tra le mani di Tsunami. Infatti vediamo qua anche che continua a colpire, a fiaccare il braccio del suo avversario. Continua a dargli colpi su colpi per cercare di indebolire la spalla di Merak. Ora vediamo che prova anche ad alzarlo e va con questo suplex back body drop molto molto ben eseguito. Vediamo che è a terra in questo momento Merak e che Tsunami si prende il suo tempo per sbeffeggiare il pubblico. Vediamo che cosa ha intenzione di fare ora con il suo avversario, ma sappiamo che nell'arsenale di Tsunami c'è ben più di qualche mossa, c'è anche molta astuzia, molta intelligenza sul ring, e vediamo infatti che porta il suo avversario all'angolo e fa entrare Pac freschissimo e pronto a colpire. Infatti con questa serie di colpi, prima un calcio e poi proprio degli hammer fist sulla schiena del suo avversario, e ora vediamo che va a colpirlo anche con una ginocchiata in volto, prendendosi anche una bella rincorsa e la spinta delle corde. Vediamo Merak che è esanime, ha subito un colpo durissimo, e ora Pac ha fatto rientrare nuovamente Tsunami, che va a schiacciare il volto del suo avversario. Una mossa scorrettissima per una serie infinita di motivi, tra cui anche la vicinanza alle corde da parte di Merak, che viene anche strozzato da parte di Pac mentre l'arbitro era girato dall'altra parte. Insomma, una scorrettezza dietro l'altra da parte dei Wild Boys, che sì, hanno tecnica, sì, hanno forza, ma se continuano a utilizzare anche queste tecniche scorrette, giustamente hanno un vantaggio di troppo nei confronti dei loro avversari. Usano molto bene i periodi di tag dove stare dentro all'interno del match, e infatti Merak non riesce ad avere uno sviluppo concreto, perché mentre viene colpito da uno che comincia a stancarsi, quell'uno poi dà il tag all'altro e quindi Merak si trova sempre con degli avversari freschissimi pronti a colpirlo. E ora un'altra valanga violentissima nei confronti di Merak da parte di Pac, che lo lancia nuovamente. No, attenzione, reversata la mossa, e ora è Merak a fare questa avalanche potentissima. Vediamo un fortissimo lariat, cadono a terra entrambi. Vediamo primo tentativo di schieramento, 1-2, solo conto di 2. Pac ha deciso che vuole ancora rimanere campione, vuole ancora rimanere nel match, ma è un po' stordito. Attenzione, perché Merak riesce a dare addirittura il cambio a Jacob, e ora Jacob è pronto, è pronto a ritornare sul ring. Vediamo quello che riescono a fare i due, una double side Russian leg sweep molto ben eseguita, colpo violentissimo, 1-2, solo conto di 2. Ancora una volta Pac riesce ad alzare il braccio, ancora una volta Pac riesce a dire: in questo match non voglio ancora uscire di scena. Ora va alla ricerca delle corde, anche dell'aiuto del pubblico, che però è tutto dalla parte dei suoi avversari, e vediamo infatti che Jacob riesce a colpire ancora una volta sfruttando le corde. E ora vediamo quello che farà, attenzione perché l'arbitro è costretto a contare, perché questo non è proprio un colpo giustissimo. Ha dato anche il primo, ha chiesto al pubblico il supporto per il secondo. Vediamo, l'arbitro non sa più come dirgli di uscire da quella situazione. Terzo colpo da parte di Jacob, che è riuscito ancora una volta ad avere la meglio sul suo avversario. Ora vediamo cosa ha intenzione di fare. Sembrava volesse caricarlo per un suplex, invece lo carica per una rock bottom molto molto ben eseguita e molto violenta. Vediamo l'arbitro che conta 1-2, solo conto di 2. Pac
esce ancora una volta dallo schienamento e vediamo un attimino Jacob in difficoltà a dire: e ora cosa faccio? E ora come vado all'attacco del mio avversario? Sta cercando di capire come fare e ha deciso che farà qualcosa di molto violento e molto potente. È pronto per caricare la powerbomb, ma attenzione perché Pac ha deciso di non farsi colpire e va addirittura con una jawbreaker. Usa la sua testa contro la mascella del suo avversario, fa entrare Tsunami e Tsunami colpisce con questo forearm. Attenzione, scambio 1-1 di forearm da parte di Jacob con Tsunami, poi Jacob lo colpisce con questo uppercut e attenzione, una chop violentissima da parte di Tsunami. Vediamo i due che cominciano a colpirsi sempre di più. Enziguri kick da parte di Jacob e attenzione perché è davvero in difficoltà Tsunami, disorientato, non sa dove andare, si rifugia all'angolo. Ora vediamo che Jacob è pronto a lanciarlo nuovamente dall'altra parte, violentissimo questo scontro. Jacob è ancora pronto a colpirlo, vediamo quale sarà l'offensiva che ha pensato. Si prende il suo tempo, prende le distanze, si lancia, valanga, quasi una stinger splash. Ora vediamo come riesce ad andare, un bicycle kick molto ben eseguito su Tsunami. 1-2, solo conto di 2. Tsunami, una roccia vera, riesce a resistere ancora una volta questi colpi molto molto ben eseguiti da parte di Jacob, che sta veramente ora cercando le forze e sta anche cercando probabilmente la strategia migliore per portare a casa la vittoria. Difficile per i Wild in questo momento, pensavano di avere vita facile con questa Open Challenge e invece non è così. La Psycho Rhapsody si dimostra ancora una volta un team molto molto ben fornito di tante offensive, ma attenzione, vediamo Tsunami ora che carica Jacob, pronto per fare un qualcosa di negativo sicuramente nei suoi confronti. Fa entrare anche Pac, vediamo perché lo sta tenendo lì, lo butta a terra. Vediamo Pac ora pronto a lanciarsi contro il suo avversario, che però rotola verso di lui. Allora Pac decide per andare con questa double foot stomp e ora si va per lo schienamento. 1-2 e vediamo, no, solo conto di 2. Jacob ha alzato la spalla in tempo, in difficoltà sicuramente. Psycho Rhapsody in questo momento vorrebbe un pochino di respiro, però è molto difficile così. E vediamo che ancora una volta c'è un tentativo di ricreare la stessa condizione di prima, ma attenzione perché Jacob riesce a reversare tutto con questa DDT. È caduto sulle sue sulla base del collo Tsunami, che è scivolato poi fuori, e nel tentativo Pac di andare a prendere un colpo, magari un double X handle, si è beccato uno European uppercut. Ora vediamo che Jacob sta cercando ancora una volta di caricare il suo avversario per una powerbomb. La caricato fino in fondo, sit down powerbomb da parte di Jacob, tentativo di schienamento, 1-2, no, attenzione, Pac è riuscito a fare una cosa incredibile. Dopo i durissimi colpi subiti, compresa questa powerbomb, è riuscito comunque a venire fuori dallo schienamento. E ora vediamo che i due stanno cercando uno con l'altro di trovare una posizione quanto migliore possibile. Ora Jacob ha ripreso il suo avversario, lo rialza, lo porta verso il proprio angolo dove potrà dare il tag finalmente a un Merak, pronto per entrare sul ring, più lucido probabilmente di suo padre, che ha fatto tanti minuti sul ring dove ne ha anche prese tante. Ora i due hanno cominciato a prendere con una serie di calci il corpo di Pac come un pallone dell'ultimo mondiale. E ora vediamo un altro suplex molto ben eseguito da parte di Merak, un suplex molto molto rapido, però attenzione perché Merak in questo momento si trova davanti soltanto un avversario, dovrebbe capitalizzare, ma il suo avversario è uscito dal ring. Ora vediamo che Merak lo colpisce ancora alla schiena con un bel po' di colpi interessanti, ora vuole caricarlo con un suplex fuori dal ring, snap suplex fuori dal ring, colpito durissimo il pavimento dell'arena. Attenzione perché entrambi hanno subito il contraccolpo. Merak però decide di alzarsi, per quanto sia stato duro il colpo sa che deve capitalizzare questo vantaggio preso, mentre dall'altra parte zitto zitto c'è un Jacob che è riuscito a farsi colpire perché si è fatto prendere alla sprovvista dal suo avversario. Ma cosa fa Merak? Cosa fa Merak? Attenzione, si è lanciato, ma cosa sta succedendo qua? Cosa sta succedendo? Ma questa è un'altra scorrettezza incredibile! Un'altra scorrettezza incredibile! Sta fermando le braccia di Jacob! È riuscito in qualche modo a fermare con questo tape
e Jacob ora sarà in estrema difficoltà. Ma cosa fa Merak? Si lancia e va con una spear entrando dalla seconda corda. Attenzione, perché in questo momento Pac può essere schienato, ma rientra in tempo Tsunami per fermare lo schienamento. Abbiamo rischiato veramente di una scena incredibile con Jacob messo fuori uso, sì, dall'utilizzo del tape da parte di Tsunami, ma poi abbiamo visto un Merak che stava riuscendo a vincere. Attenzione, perché in questo momento però viene caricato da Tsunami e Pac, che vanno con la Wild Dimension. Attenzione, si va per lo schienamento 1, 2 e 3 ancora una volta attraverso una scorrettezza, ma ancora una volta attraverso una delle mosse più devastanti del wrestling italiano. Grazie alla Wild Dimension i Wild Boys riescono a vincere e a mantenere le cinture di campioni di coppia. Incredibile incontro, lo stiamo vedendo anche qua nei replay, nelle fasi salienti del match. I colpi non si sono sprecati, sono andati tutti a segno, e a un certo punto, quando Tsunami dei Wild Boys è rimasto fuori per tanto tempo, noi non sapevamo dov'era, non sapevamo cosa stava facendo, ne ha tramata una delle sue, è andato a bloccare le mani di Jacob, e vediamo che ancora è lì Jacob che si sta facendo aiutare da un bambino, però purtroppo non ce l'ha fatta. Il pubblico, quello che poteva essere un valore aggiunto, non è bastato. Il pubblico, quello che poteva essere anche un aiuto per Jacob, non è riuscito a liberarlo da questa morsa del tape lasciato sulle sue mani, e quindi non è riuscito a dare man forte poi a un Merak che ha subito veramente un colpo devastante. Prima difesa titolata riuscita, quindi è il momento di salutarci e di ringraziarvi per aver fatto parte anche di questa puntata. Continuate a seguirci, state con noi, rimanete sintonizzati su quelli che sono i programmi che abbiamo con il nostro canale YouTube della Viva Wrestling. Continuate a seguirci, vi aspettiamo anche il 1° aprile del 2023 a Bastiglia di Modena per un nuovo evento che sarà sicuramente molto molto bello e molto interessante. E vi salutiamo qui perché è importante che vi prepariate alla prossima puntata. Arriveranno tante nuove botte. Ci rivediamo alla prossima! Non finisce qua!